Questo servizio è offerto da... Ciao, sono Giada, la vostra nutrizionista del web. Seguitemi sul mio nuovo blog. Mi trovate anche su Facebook. Quattro uomini, nerazzurra, centro area, chiama la palla anche Bonacina. Calcio di punizione battuto, la girata e il gol! Rete! Inzaghi, si sovrappone Foglio, riceve, scambia con Inzaghi. Attenzione alla finta di Inzaghi, il tiro, gol! Pippo Inzaghi, 2-0! Potrebbe tirare, non lo fa, serve Casiraghi che lascia sfilare per Favalli. Dall'altra parte. Salta Inzaghi, Favalli, poi Casiraghi, mette giù, tira Casiraghi, pallone che danza sulla porta e segna la Lazio, un gol un po' fortunato. Torricelli, ora Di Livio, Padovano prolunga per Boxic, preso in consegna da Petruzzi, il tocco verso Padovano, rete, e la Juventus va in vantaggio con... Per Balbo, segue Moriero, largo c'è Del Vecchio, finta rientrare di Balbo, in area Balbo, ancora un tocco per Del Vecchio, rete! Il pareggio della Roma dopo 3 minuti di recupero. Dentro, Baiano, gira, Batistuta, ancora in verticale, Oliveira in area di rigore, Oliveira, brucia tutti, Oliveira, Rossi, Spadino, Robbiati, 1-0. Sta attaccando il Parma con Zola, la discesa da parte di Zemaria, il cross, la girata di Crespo, il Parma è già in vantaggio, 1 minuto e 11 secondi, straordinaria la girata di Hernan Crespo che riprende da dove aveva smesso, e cioè dai gol di Atlanta. Riesce a trovare il francese, spazio per il traversone, è costretto ad arretrare, il suo lancio adesso per Polinsi in posizione regolare, il cross, Samorano pareggia, Ivan Samorano, e siamo 1-1 dopo neanche 6 minuti dall'inizio della partita. Mentre Gyorkaeff è pronto a battere il calcio di punizione al 24esimo del primo tempo, il punteggio al Meazza di San Siro è di 1-1. Parte lo spiovente del francese, salta Enz, poi Bergomi, Sanetti con il destro ed è il gol del 2-1, ha segnato Javier Sanetti. E intanto l'Inter sta per battere con Gyorkaeff il calcio di punizione. Lungo lo spiovente del francese, salta Samorano e segna il gol del 3-1. Doppietta di Ivan Samorano, difesa del Parma completamente assente in questa circostanza. Adesso è il momento della squadra di Olivieri con Shalimov. Shalimov cerca lo spazio per il tiro, un buon tiratore dalla distanza, poi Nervo da buona posizione segna il gol del Bologna. Nervo, Caccia che prende la rincorsa, Caccia contro Antonioli, il tiro e il gol, grande rigore tirato da Caccia che pareggia 1-1 tra Napoli e Bologna. Controllo di Caccia, Caccia si accentra, il cross, molto bello il tiro, il gol! Aglietti al volo sotto la traversa, Napoli in vantaggio, gol di Aglietti! L'azione proseguita, intanto c'è Turrini da buona posizione che però si ferma, rientra su di lui Paramatti, poi il cross, la girata, il gol! Il 3-1, il gol del Napoli e Cruz. Bresciani verso Nervo, a correre avanti per Scapolo. Scapolo si libera in area di rigore, avanza Scapolo, il cross basso, il tiro, la parata, il gol! Il Bologna segna con Bresciani. Desideri. Ancora in profondità Desideri per
Orlando. La cross di Orlando, il colpo di testa di Poggi e l'Udinese va in vantaggio. Ancora dichiara contro Elveg. Insiste molto il difensore sulla fascia. Peraltro ruba palla. Dichiara in aria il suo tocco per Allegri. Il gol! Il pareggio del Perugia con Allegri. Desideri accoglie lui questo corner di Allegri. Ancora un controcross per Dichiara, il pallone sulla traversa e poi palla in mezzo di Negri. Cagni arrabbiato in panchina, scuote il capo, Luiso sul pallone contro Gregori, tiro di Luiso, rete, Piacenza 1, Verona 0. Tocco di Lucci per Scienza, Bolide, palla in rete, 2-0. Jacopino, Franceschetti, Mancini, Balleri in area di rigore, parte il cross del francese, pallotta, perde il pallone, gol! Sampdoria in vantaggio con Mancini. Comodini controlla che tutti siano al di là della linea dell'area di rigore. Parte Tovalieri, il tiro, rete, il pareggio della Reggiana. 33esimo, Tovalieri. Maini trova un corridoio, Maini, il cross, Murgita, però dietro c'è Otero, c'è un liscio micidiale della difesa del Cagliari e Otero segna l'1-0 per il Vicenza, 34 minuti e 25 secondi. Palla al centro per Maini, in profondità per Otero, scattato molto bene, tocca la palla a Pascolo, ma Murgita arriva prima di tutti quanti e la mette in fondo alla rete.